Buongiorno, io sono Marta Zani, biologa nutrizionista di Udine e ho conosciuto S-Drive, questo strumento fantastico per rilevare le caratteristiche epigenetiche, i fattori epigenetici, qualche anno fa. Prima di comprenderne la potenzialità, ci ho messo un po', ho utilizzato lo strumento prima su qualche paziente, su qualche paziente per provare e capirne a fondo veramente la potenzialità di prevenzione. Poi dopo, con il tempo, ho imparato a utilizzare il test, il report, e lo sto utilizzando veramente proprio come anamnesi, come approccio iniziale con il paziente. Prima che il paziente mi racconti tutti i suoi problemi, io ho già un report che mi dà tutte le caratteristiche e su dove devo andare a lavorare, se sul sistema immunitario, se sul sistema cardiovascolare, se ci sono delle parassitosi, e quindi è uno strumento veramente all'avanguardia. E sono veramente felice di aver utilizzato questo strumento, di poterlo utilizzare e di poterci anche studiare. Quindi parteciperò anche a questo studio sulla fibromialgia, che è molto diffusa in questo momento anche tra i miei pazienti, e quindi cercherò di fare veramente un lavoro, uno studio comparato. La bellezza di lavorare con questo strumento è proprio quella di collaborare anche con altri professionisti della salute e creare rete e fare veramente un lavoro ampio e diffuso per il benessere, per migliorare lo stato di benessere delle persone. E questo fra poco inizierò a collaborare anche con altri professionisti presso un centro a Udine che si occuperà della famiglia e dei nascituri, quindi della donna in particolare. Adesso è uscito questo nuovo report S-Drive proprio sul bambino e non utilizzerà soltanto il bulbo del capello ma anche il tampone buccale, quindi penso di proporre proprio questo test innovativo nel nuovo centro con cui andrò a collaborare e sono veramente felice di poter avere questo strumento che mi aiuta molto nella prevenzione e nella anamnesi del paziente.